SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera e benvenuti alla TG di Teleromagna. Anche questa sera andremo insieme a vedere le tante notizie e i servizi filmati che hanno caratterizzato questa giornata. Ma come sempre, prima di cominciare, spazio ai nostri titoli. Sequestrata la Bunghe, i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento della Procura dopo che numerosi cittadini hanno manifestato problematiche respiratorie e nausea, forse a causa delle esalazioni. Vogliamo renderci utili, lo dicono gli immigrati accolti in un hotel di Marina Centro. L'albergatrice che li ospita si augura che altri colleghi aderiscano all'appello di accoglienza lanciato dalla prefettura. Il questore è una donna, Loretta Bignardi è la nuova dirigente della Polizia di Stato di Forlì Cesena, sono solo 5 le reggenti femminili nelle questure italiane. Calano gli incidenti stradali in regione, ma il sangue sulle strade rimane un'emergenza sociale. Lo scorso anno 326 persone hanno perso la vita sull'asfalto. Anagrafe nazionale unica. La cittadina romagnola è il primo comune italiano ad essere operativo e riunirà i dati di oltre 8.000 uffici anagrafici. Ostacolo Paladozza, l'ottava giornata di Serie A2 di basket, propone una sfida durissima per l'Unione Euro Forlì, impegnata domani sera nella tana della Fortitudo Bologna. E come avete sentito dai nostri titoli, i carabinieri hanno sequestrato in mattinata l'azienda Bunghe di Ravenna per emissioni maleodoranti che avrebbero provocato nausea e problemi respiratori ai residenti. Vediamo allora le immagini e tutti i particolari nel primo servizio filmato. Sequestro preventivo urgente da parte del Nucleo di Tutela Ambientale dei Carabinieri di Bologna della Bunghe S.P.A. di Ravenna. Il provvedimento per il colosso specializzato nella trasformazione dei semi è stato emesso dalla Procura e il reato contestato agli amministratori responsabili della società è quello di emanazione nell'ambiente di vapori residuati dei processi industriali di trasformazione e di lavorazione di semi olosi. Lo stabilimento in sostanza avrebbe prodotto emissioni e gas sgradevoli che in alcuni casi avrebbero provocato ai residenti di Marina di Ravenna e Porto Corsini nausea, senso di vomito e problematiche respiratorie, tanto da costringerli a costituire un comitato spontaneo formato da circa 700 persone per protestare. Due amministratori dell'azienda risultano indagati per getto pericoloso di cose in continuazione. In mattinata è arrivato il sequestro della struttura e ora sono a rischio i posti di lavoro di 170 dipendenti e oltre 130 dell'indotto. Come è stata presa la notizia dal sindacato? Dopo i fatti accaduti del sequestro dello stabilimento Bunghe di Ravenna, noi come organizzazioni sindacali siamo molto preoccupati per i lavoratori che si vedranno fermare per un tempo non ancora ben identificato, perché lo stabilimento di Porto Corsini viene bloccato per fare dei controlli sicuramente sulla fase dei fumi e dei vari sapori che potrebbero esserci nell'aria. Chi vive vicino allo stabilimento cosa pensa? Io sono residente di Porto Corsini da 25 anni, non è una novità, è una cosa che è sempre stata presente, non si sa la provenienza, però di certo che si sente bene. E parliamo invece di un lutto, si è spento infatti nella notte Denis Ugolini, ex parlamentare e storico esponente del Partito Repubblicano. Era da tempo malato di cancro, aveva 62 anni, volto noto di Cesena, è ispirato in una camera della clinica Malatesta Novello, dove era ricoverato da diversi giorni. Il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, ha inviato una nota in suo ricordo, sottolineando la sua grande tenacia. E cambiamo nuovamente argomento, andiamo a vederlo direttamente dal nostro portale TR24. Una quarantenne di Forlì ha rischiato di soffocare
cercare dopo aver deglutito inavvertitamente un disco di nylon contenuto in una pizza surgelata. L'acquisto risale a pochi minuti prima, quando la donna si è recata col marito nel solito supermercato per fare la spesa. A cena, dopo i primi morsi, la quarantenne non è più riuscita a respirare. Soltanto la prontezza dell'uomo che le ha praticato la manovra di Heimlich ha permesso di salvare la quarantenne, che dopo si è recata in ospedale per le cure del caso. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo che la coppia ha sporto denuncia. Andiamo invece a Rimini, dove siamo andati a fare visita in un hotel di Marina Centro, per l'esattezza, che da qualche settimana ospita giovani immigrati. Esperienza ottima, dice chi gestisce la struttura. Tutti i dettagli allora nel prossimo servizio. Vengono dal Gambia, dal Senegal, dal Mali e dalla Nigeria. Gli ospiti dell'hotel Annetta di Rimini sono turisti forzati, nel senso che passano le giornate a non fare nulla in attesa di capire che ne sarà del loro futuro. Lamin è specializzato nella lavorazione dei serramenti ed è arrivato ad ottobre dopo un faticoso viaggio attraverso il continente africano. Sì, quando io parto in Gambia, vengo in Senegal, Mali, Niger, Libia. Sono diventata in un tratto la mamma di 22 persone, tre ragazze e ragazzi. Sono contenta. Hanno tutti tra i 19 e i 30 anni e scalpitano dalla voglia di rendersi utili. Io mamma, faccio io, cioè mi tolgo la scopa dalle mani. Possiamo anche noi imparare a cucinare, possiamo imparare a fare la sala, quindi loro hanno bisogno di questo, cioè sono i loro desideri, perché hanno voglia di imparare dei mestieri. Loro hanno bisogno di imparare la lingua italiana, una insegnante che magari viene qui, in questo modo loro riescono a comunicare e inserirsi veramente. Linda si augura che altri albergatori aderiscano all'appello della prefettura di ospitare migranti nell'attesa che questi perfezionino la lingua e per non lasciare che si emarginino nelle periferie. 30 migranti per ogni struttura aperta tutto l'anno, più ne siamo che prendiamo cura di loro, più loro imparano le nostre abitudini. Calano gli incidenti stradali e diminuisce la mortalità in Emilia-Romagna, ma il problema del sangue sulle strade continua a costituire a tutti gli effetti una vera e propria emergenza sociale. Il servizio. Nel 2015 gli incidenti in Emilia-Romagna sono calati dello 0,4%. Secondo i numeri diffusi dall'Istat, lo scorso anno in regione si sono registrati 17.385 sinistri che hanno causato la morte di 326 persone e il ferimento di 23.788. Il numero di vittime della strada si è ridotto dello 0,3%, in controtendenza rispetto al dato nazionale che aumenta. Bologna si conferma ancora una volta la città più pericolosa, con il maggior numero di incidenti e anche di vittime. Al primo posto delle città romagnole si posiziona sempre Ravenna, con 1.755 incidenti e 38 vittime. La provincia con meno sinistri invece Forlì-Cesena. Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è più elevata, in coincidenza con i grandi spostamenti per le vacanze. Per quanto riguarda il lasso temporale, invece, oltre l'83% degli incidenti ha luogo tra le 7 del mattino e le 20 di sera, ma l'indice di mortalità raggiunge valori più elevati nella fascia oraria notturna tra le 4 e le 5 e tra l'1 e le 2 del mattino. Il problema del sangue sulle strade è avvertito come un'emergenza sociale non solo in Italia. L'Europa ha in atto un programma d'azione per i decenni 2001-2010 e 2011-2020 che impegna i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale. La regione Emilia-Romagna si posiziona tra quelle in cui il calo è stato superiore alla media nazionale rispetto al 2001. Nel 2015 le vittime della strada si sono ridotte del 60%, mentre fra il 2010 e il 2015 il calo è stato del 18,7%. Novità storica per la Polizia di Stato di Forlì-Cesena. Per la prima volta a guidarla, con l'incarico di questore, è una donna, che proprio oggi si è ufficialmente presentata agli organi dell'informazione. Vediamo. Incontro con la stampa per il nuovo questore di Forlì-Cesena, Loretta Bignardi, una delle sole 5 donne su 103 questure in Italia a rivestire questo ruolo. La nuova dirigente è ora impegnata a conoscere il territorio e la complessa macchina che è chiamata a guidare, ma ha ben chiaro l'obiettivo di fondo. Garantire maggiore sicurezza, garantire, oltre che una maggiore sicurezza sostanziale, una maggiore percezione adeguata di sicurezza. E noi cercheremo di farlo utilizzando il personale nostro, il personale che fa parte del nucleo prevenzione crimine, per garantire che ci sia un momento di reale vicinanza fra le persone e le figure istituzionali, della polizia in particolare. Chiaramente abbiamo necessità
di concorrere in questo con le altre forze di polizia e di concorrere anche con le polizie locali che ci possono aiutare per meglio conoscere il territorio in ogni singolo ambito. Lei è la prima donna che riveste il ruolo di questore in provincia di Forlì Cesena. È un fatto che personalmente mi fa da un lato molto orgogliosa, perché ovvio che avverto il piacere di essere, ma avverto anche tanto la responsabilità dell'essere una donna che affronta una professione che per oggi, per ora, non è proprio femminile, non è intuita come tale, e quindi il mio compito è dimostrare che invece noi assolutamente non ci formalizziamo su questo aspetto. La Procura di Forlì ha aperto un'inchiesta in merito alle presunte emissioni radioattive della radiofarmacia dell'IRST di Meldola. Sul tavolo del procuratore Sergio Sottani è finito l'esposto del sindaco Gianluca Zattini, che apre quindi le indagini. L'allarme era partito da un comitato di cittadini che aveva definito oltre le soglie i picchi di emissione della struttura, che si occupa, come noto, di ricerca e cura dei tumori. In relazione a queste radiazioni si ipotizzano casi di leucemia infantile in una adiacente scuola materna. Parliamo invece di situazione delle carceri in regione. A fine mandato la garante dei detenuti Desi Bruno ha fatto il quadro della situazione. Vediamo. Per quanto riguarda la situazione carceraria nella regione Emilia-Romagna ci sono segni di preoccupazione, perché il numero dei detenuti purtroppo sta salendo. Siamo arrivati ad una percentuale del 117%, ci sono rispetto all'anno scorso circa 300 detenuti in più, quindi questo non è un segnale positivo, nonostante le molte riforme che in questo periodo sono state emanate nel tentativo di contenere il numero dei detenuti. Il numero degli stranieri è ancora molto elevato nella nostra regione, oltre il 40%, contro un dato nazionale invece che si aggira intorno al 30%. La popolazione è pressoché interamente maschile, il dato femminile è ancora sul 4-5%. E per quanto riguarda invece le misure alternative al carcere, abbiamo un incremento significativo anche con l'introduzione della messa alla prova. Il bilancio alla fine del mandato come garante regionale è senz'altro positivo. Sono stati 5 anni importanti attraversati da riforme epocali come il superamento degli OPG. La regione Emilia-Romagna è stata la prima a chiudere l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Abbiamo oggi 2 residenze per persone prosciolte per incapacità di intendere e di volere, che credo siano uno dei punti di riferimento per tutto, per l'intero paese. E dal carcere torniamo a parlare di cronaca, perché un adolescente di Rimini è finito ripetutamente in ospedale per esaurimento nervoso e per un rene lesionato a causa di un gravissimo caso di bullismo scolastico. Secondo quanto emerso, il 16enne è risultato essere da tempo vittima di 8 ragazzini, quasi tutti minorenni, che senza motivo avevano deciso di prenderlo di mira minacciandolo di morte, ingiuriandolo, picchiandolo e arrivando addirittura a tirargli addosso spazzatura ogni giorno all'uscita da scuola. La denuncia è partita dopo la confessione del giovane, che ha portato la famiglia a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Del caso se ne sta ora occupando la polizia. Ci spostiamo invece a San Marino, dove domani si terranno le elezioni politiche. I seggi apriranno alle 7 del mattino e chiuderanno alle 20. I primi risultati sono previsti per la sera stessa. Vediamo il servizio. Saranno 34.031 i sammarinesi chiamati alle urne domenica per le elezioni politiche che rinnoveranno il Consiglio Grande e Generale, il Parlamento sammarinese ed esprimeranno il nuovo governo della piccola Repubblica. Gli elettori, di cui ben 11.579 residenti all'estero, saranno chiamati a scegliere tra 3 coalizioni e 2 liste. Nel dettaglio, le coalizioni sono Adesso.sm, composta dai partiti e dagli schieramenti di Repubblica Futura, Civico 10 e Sinistra Socialista Democratica. Poi la coalizione San Marino Prima di Tutto, composta da Partito dei Socialisti e dei Democratici, Democrazia Cristiana, Sammarinesi e Partito Socialista. Infine la coalizione Democrazia in Movimento, composta dal Movimento Civico Rete e il Movimento Democratico San Marino Insieme. Poi 2 liste non coalizzate, Lista delle Persone Libere e Rinascita Democratica Sammarinese. Un quadro quindi estremamente frammentato, se si pensa inoltre che a San Marino il sistema elettorale è quello proporzionale a collegio unico. A ciascuna lista è assegnato un numero di seggi che corrisponde proporzionalmente ai voti ottenuti. I primi risultati di coalizione sono attesi per la stessa sera, dopo le 22.
E torniamo al nostro portale TR24 per parlare di ZTL. Entrerà in vigore a Ravenna dal 5 dicembre la modalità semplificata per ottenere il permesso di accesso alla ZTL senza doversi recare agli sportelli della Polizia Municipale. Grazie ai parcometri presenti nelle aree di sosta, inserendo il numero di targa e pagando il corrispettivo di 8 euro, si potrà ottenere la stampa del contrassegno da esibire sul cruscotto dell'auto, il quale consentirà il transito per 24 ore e la sosta per un massimo di 90 minuti nelle strade appartenenti alla ZTL, ma non nelle aree pedonali, quale ad esempio Piazza del Popolo, via Boccaccio e via Galla Placidia. All'ospedale Infermi di Rimini è andato in scena un importante incontro con le sezioni locali dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per fare il punto sulla ricerca in vista della campagna fondi Telethon prevista a dicembre. Il servizio. L'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e i suoi volontari anche quest'anno rispondono costantemente presente all'appello di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie neuromuscolari e le altre malattie genetiche rare. La campagna 2016 di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla Fondazione si svolgerà dall'11 al 18 dicembre prossimi. La WILDM è da 25 anni che è scesa in campo a fianco di Telethon. Si potrebbe dire, si può dire che è stata proprio WILDM a portare Telethon in Italia ed è stato appunto questo rapporto è iniziato per dare un forte impulso alla ricerca. Infatti Telethon all'origine portava avanti la ricerca solo ed esclusivamente per le malattie neuromuscolari. Poi dopo ha ampliato il suo piano di azione anche a tutte le malattie genetiche rare ed oggi WILDM scende a fianco di Telethon in tutte le sue campagne, principalmente i due eventi nazionali, quindi la maratona che vivremo ora a dicembre e poi la campagna di primavera che impegnerà Telethon e tutte le associazioni da sempre sono a fianco di questa fondazione nel periodo primaverile del prossimo anno. La raccolta fondi avviene prendere impegno a tutte le sezioni locali della WILDM per scendere in campo con banchetti oppure degli appuntamenti e attivando tutti i contatti che hanno le sezioni sul territorio appunto per sensibilizzare per la ricerca, in particolare per le malattie neuromuscolari, ma per la ricerca scientifica in generale. Al via l'anagrafe nazionale unica e Bagnacavallo è il primo comune operativo in Italia. Sentiamo. Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è il primo comune italiano ad essere pienamente operativo nell'ambito dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR, che riunirà i dati di oltre 8.000 uffici anagrafici comunali, costituendo un riferimento unico per la pubblica amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici. Entro marzo 2017 Bagnacavallo sarà seguita poi da tutti gli altri comuni dell'Unione della Bassa Romagna, mentre vedrà in rete tutte le amministrazioni comunali d'Italia entro l'anno successivo. La grande importanza del risultato raggiunto da Bagnacavallo, sottolinea Romano Minardi, capo settore dei servizi generali del comune ravennate, sta nell'aver dimostrato che il progetto, considerato dal governo strategico per la realizzazione dell'agenda digitale italiana, può essere portato a compimento con successo sia dal punto di vista tecnico che funzionale. Per quanto riguarda i vantaggi diretti per la popolazione, i cittadini potranno ad esempio richiedere e ricevere ogni certificato, online o cartaceo, direttamente a casa. Oppure richiedere e ritirare qualsiasi tipo di visura e certificazione anagrafica, compresa la carta di identità, in qualsiasi comune italiano si trovino e non più soltanto presso quello di residenza. La ANPR sarà inoltre seguita dal domicilio digitale, grazie al quale ogni cittadino potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica certificata tutte le comunicazioni e le notifiche inviategli dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di servizi pubblici. Importanti relatori a Forlì per un convegno dedicato alla situazione europea. Vediamo allora che cosa ne è emerso. L'Europa sotto assedio, cultura, identità, economie e politiche europee, titolo di un convegno quanto mai opportuno in un momento storico per la vecchia Europa e per il mondo. L'obiettivo infatti del convegno è dimostrare che c'è bisogno di più Europa. C'è bisogno di recuperare questo vincolo di appartenenza, di essere cittadini europei per credere in un futuro che è legato all'Europa.
Infatti noi come centro studi intendiamo dimostrare, non con la retorica, che è facile fare delle enunciazioni di principio, ma dimostrare che dobbiamo recuperare i valori dell'istruzione e della cultura come elementi fondamentali per l'identità, no? Di essere cittadini europei. Poi dimostrare che l'Europa deve, questo, e qui in questo caso deve cambiare, deve ridurre le disuguaglianze, deve affermare i diritti dei cittadini. Dobbiamo dimostrare al mondo economico, ma soprattutto alle nuove generazioni, che di fronte alla globalizzazione o di fronte a questa crisi mondiale, da soli le singole nazioni non possono andare, ma dobbiamo andare come Europa unita. Altre notizie di cronaca e attualità, le nostre brevi. Ravenna. 21 nuovi volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri si aggiungeranno ai 30 già attivi in città per tutelare la sicurezza davanti a 4 scuole. Forlì. Una banda di malviventi la scorsa notte ha divelto l'inferriata della finestra di un edificio per fare poi razzia in 3 appartamenti, rubando 2 braccialetti in oro, una catenina e 120 euro. Cesena. Dalle imprese della filiera agroalimentare cesenate arriva il plauso per il percorso di rilancio di Cesena Fiera e di Macfrut e per i risultati raggiunti negli ultimi 3 anni. A segnalarlo il sindaco Paolo Lucchi con una nota inviata oggi a tutti i consiglieri comunali. Ravenna. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha attivato la fase di preallarme per criticità idraulica del fiume Santerno. Riguarda 6 comuni del Ravennate e un paio del Bolognese, tra cui Imola, per il transito del colmo di Piena. Spazio ora invece alla nostra redazione sportiva TG Sport. Benvenuti al TG Sport. La missione riscatto dell'Unieuro Forlì passerà dal durissimo esame del Paladozza, la casa dell'accontato Fortitudo Bologna. Chiuderanno il programma dell'ottava giornata, le sfide tra Ferrara e Ravenna e tra Imola e Mantova, tutte domani pomeriggio alle ore 18. Vediamo. C'è partita e partita in cui tentare di risollevarsi. Quella a cui sarà chiamata a farlo, l'Unieuro, è sconsigliata ai deboli di cuore. Perché Fortitudo Forlì non è una partita banale, non lo è mai stata, né potrà mai più esserlo, dopo quella finale del 18 giugno di 6 anni fa. Il canestro del destino di Matteo Malaventura e la vittoria di Pirro dell'Aquila sull'allora Fulgor Libertas. Ma questa ormai è storia. L'attualità recita di una sfida delicatissima per la squadra di coach Gigi Garelli, che dovrà necessariamente reagire alla debacle di Trieste. Farlo al Paladozza non sarà una passeggiata, ma questo è un altro paio di maniche. Da un derby all'altro, forse meno nobile, almeno sulla carta, ma con altrettante implicazioni di classifica. L'Orassi Ravenna ha a sua volta rallentato il passo dopo il brillantissimo avvio di stagione. La serie di spingardate, andate a vuoto martedì contro Piacenza, ha costretto i giallorossi a fare quadrato in vista della trasferta in casa della Bondi Ferrara. Squadra quest'ultima apparsa in chiara ripresa. Chiuderà il quadro dell'ottava giornata anche il match tra Andrea Costa Imola e Mantova. I ragazzi di coach Ticchi hanno avviato una mini striscia da 2 successi nelle ultime 3 partite. Non prolungarla sarebbe delittuoso, anche perché un eventuale urrà vorrebbe dire aggancio proprio nei confronti dei virgiliani. Il cuore non basta invece al Cesena, che perde alla Spezia al termine di un match disputato gioco forza sulla difensiva dalla squadra di Camplone. Le tante assenze che hanno flagellato soprattutto la retroguardia dei romagnoli alla fine si sono rivelate decisive per incassare la 5ª sconfitta sulle 8 gite in trasferta sinora condotte. Come vediamo sul portale tr24.it, dopo un primo tempo di pura resistenza nella ripresa sono proprio i padroni
padrone di casa a pescare il jolly dal mazzo, con la strepitosa girata di Sciaudone, che al 65esimo spedisce il pallone all'incrocio dei pali. La reazione del Cesena si rivela inconcludente, anzi è lo Spezia a sfiorare il raddoppio con Deiola all'82esimo. È l'ultimo lampo di un match che i Liguri si aggiudicano sull'1-0. Ma parliamo anche di ciclismo. Con il raduno in quella di Cesenatico sono state ufficialmente gettate le basi per la stagione 2017 del team Androni Giocattoli Sidermec. Vediamo in servizio. Ci troviamo nuovamente qua, come ormai è una consuetudine, a preparare la nuova stagione in Cesenatico, ospiti di Pino Buda. Pino Buda è il nostro patron della Sidermec, secondo sponsor della formazione. Abbiamo avuto una stagione buona, con 19 vittorie, 32 podi, quindi una continuità nell'arco della stagione, e con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo ci prepariamo ad affrontare il nuovo anno. Pino Buda, anche per il 2017, lei è lo sponsor principale insieme all'Androni. Quali sono gli obiettivi stagionali, che cosa si aspetta, cosa le piacerebbe vedere? Dunque, gli obiettivi stagionali sono indicati dal team manager, e quindi io sono qui più che altro per sostenere i ragazzi in una situazione, in un momento molto difficile, per cui non posso abbandonarli proprio in questo momento. Credo che sia quasi doveroso da parte del RCS a metterci a competere per il Giro d'Italia, soprattutto perché abbiamo un nuovo talento, il colombiano Bernal, che a tutti gli effetti sembra che abbia dei grossi numeri, e abbiamo bisogno assolutamente che l'Italia almeno guardi alle squadre italiane. Il calcio a 5 infine, con la Magrup che si è imposta per 5-4 sulla Cioli Cogianco, un successo che è valso alla squadra imolese il comando della classifica di Serie A insieme a Latina e in compagnia di Napoli, che però giocherà domani in casa della Futsal Isola. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del TG Sport. Vi ringrazio allora per averci seguito, arrivederci. E dallo sport passiamo al meteo, previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Il fine settimana è iniziato con un peggioramento del tempo che nella mattinata e nel primo pomeriggio ha portato precipitazioni inizialmente diffuse sull'Emilia centrale, con tantissima pioggia caduta sul crinale emiliano, poi le piogge si sono spostate verso Ferrarese e Romagna per poi esaurirsi nel corso del pomeriggio sera. La situazione in queste ore vedrà un aumento delle nebbie, quindi attenzione se vi spostate tra la sera e la notte, perché risulteranno tratti fitte. La giornata di domenica inizierà poi con cieli grigi su buona parte della nostra regione, questo a causa di nubi basse e nebbie che al primo mattino potrebbero risultare a tratti fitte. Poi nel corso della giornata qualche schiarita si aprirà inizialmente sul crinale, sulla bassa Romagna, localmente anche sulle pianure centrali, ma saranno più difficili e rare le schiarite appunto sull'Emilia. La situazione poi nel pomeriggio vedrà ancora molta nuvolosità, qualche rovescio possibile tra il pomeriggio e la sera sulla bassa Romagna, soprattutto sulla costa riminese e poi sul Piacentino. Poi la nuova settimana inizierà con cieli per lo più grigi, ancora nebbie e qualche rovescio sull'Emilia. Per quanto riguarda l'aspetto termico, i valori minimi saranno compresi tra più 7 e più 12 gradi, i valori massimi compresi tra 9 e 13 gradi, con punte più alte sulla bassa Romagna. Ventilazione debole a tratti moderata su bassa Romagna, il mare si presenterà mosso. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Ripercorriamo insieme i titoli di questa edizione e il riepilogo. Sequestrata la Bunghe, i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento della procura dopo che numerosi cittadini hanno manifestato problematiche respiratorie e nausea, forse a causa delle esalazioni.
Vogliamo renderci utili, lo dicono gli immigrati accolti in un hotel di Marina Centro. L'albergatrice che li ospita si augura che altri colleghi aderiscano all'appello di accoglienza lanciato dalla prefettura. Il questore è una donna. Loretta Bignardi è la nuova dirigente della Polizia di Stato di Forlì Cesena. Sono solo 5 le reggenti femminili nelle questure italiane. Calano gli incidenti stradali in regione, ma il sangue sulle strade rimane un'emergenza sociale. Lo scorso anno 326 persone hanno perso la vita sull'asfalto. Anagrafe nazionale unica. La cittadina romagnola è il primo comune italiano ad essere operativo e riunirà i dati di oltre 8.000 uffici anagrafici. Ostacolo Paladozza, l'ottava giornata di Serie A2 di basket, propone una sfida durissima per l'Unione Euro Forlì, impegnata domani sera nella tana della Fortitudo Bologna. E vi ricordo questa sera sul canale 14 di Teleromagna alle 21.15 una nuova puntata di Amico E, mentre tutte le altre informazioni sul nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci a una nuova edizione del TG. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.